nella dilagante disoccupazione. Esprimiamo il nostro appoggio e solidarietà a tutti e tutte coloro che si operano e manifestano, alle vittime della lotta per la libertà. Chiediamo che il governo italiano, per troppo tempo sostenitore come altri governi europei di quei regimi, si esprima e agisca chiaramente per una transizione pacifica e democratica, anche usando la leva della sospensione degli accordi economici e di cooperazione militare con quei paesi, la cui applicazione è peraltro vincolata al rispetto dei diritti umani. Negli interessi economici, nell'agitare lo spettro dell'integralismo islamista, possono in alcun modo giustificare il mantenimento del sostegno a regimi condannati dalle popolazioni dei loro paesi. La possibilità di instaurare sistemi democratici da parte di quelle società riguarda direttamente anche la nostra democrazia. Non sostenere lo sviluppo pacifico di quel processo significherebbe un arretramento anche per i diritti e la democrazia nel nostro paese. Infine, auspichiamo che un processo politico di cambiamento pacifico e democratico possa contribuire a favorire in tutta l'area, crocevia di culture e religioni diverse, l'avanzamento e la realizzazione di pace e giustizia per tutti i popoli che l'abitano. Questo è il testo che come Segreteria e Presidenza chiediamo venga assunto dall'Assemblea. Se non ci sono obiezioni, consideriamo assunto, abbiamo ritenuto utile fare questo atto, visto immediatamente, visto anche la gravità di quello che in queste ore sta succedendo in Egitto. Detto questo, diamo inizio ai nostri lavori. Abbiamo la nostra assemblea, ci sarà da discutere molte cose. Saluto la presenza della CGIL che qui è rappresentata dal compagno Scudiere della Segreteria Confederale, dal compagno Colla, segretario dell'Emilia, dalla compagna Ponzi della CGIL Emilia. Se ci sono anche rappresentanti di altre categorie o di altre cose, man mano li diremo. Diamo subito inizio ai lavori con la relazione introduttiva di Maurizio Landini. Grazie. Ma questa nostra assemblea avviene in un momento molto delicato e difficile per le lavoratrici e i lavoratori, ma anche molto importante, e soprattutto avviene dopo una bellissima giornata di mobilitazione. Siamo in presenza di un fatto preciso, e cioè che lo sciopero generale che la nostra categoria ha proclamato per il 28 è stata una giornata che ha sancito con precisione non solo la riuscita di quella giornata di sciopero, ma il fatto che le piazze d'Italia si sono riempite con una quantità di persone, metalmeccaniche e non solo, che ha indicato che la maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici del nostro paese non sono d'accordo con le imposizioni che la Fiat sta portando avanti e chiedono un cambiamento delle politiche del governo, ma chiedono anche di difendere il contratto nazionale di lavoro e di aprire una nuova fase nel nostro paese. Ci dicono, cioè, quelle piazze, ci dice il voto di Mirafiori, che la partita è aperta. E credo che la passione, la convinzione, il sentirsi tutti quanti parte
di un progetto importante, di una lotta importante, abbia permesso di realizzare quel risultato che io credo sia un punto che ci rafforza anche per la discussione che dobbiamo fare oggi. Io credo che al coraggio e alla dignità che hanno avuto prima i lavoratori di Pomigliano, poi quelli di Melfi coinvolti dai licenziamenti e poi la forza e il coraggio avuto dai lavoratori di Mirafiori sia stato un elemento che ha permesso di mettere in moto quello che sta succedendo, ma io credo che sia merito di tutti noi, e quando dico di tutti noi, quelli che siamo qui, ma anche dei nostri iscritti e dei lavoratori nelle fabbriche, di essere riusciti a realizzare una giornata di mobilitazione che ha parlato al Paese, non ha parlato solo alle imprese metalmeccaniche. E del resto la stessa composizione di quelle piazze, che in continuità con la nostra manifestazione del 16 di ottobre ha visto a fianco a noi e anche sul palco in tutte le piazze prendere la parola, la composizione di quelle piazze ha visto assieme ai metalmeccanici e alle metalmeccaniche anche i precari, gli studenti impegnati da mesi in una lotta importantissima per difendere la scuola pubblica contro le politiche di questo governo. E io credo che questo sia un punto molto importante da cui partire nella nostra discussione, perché ci dà la dimensione che nel decidere, ed è questo un punto che dobbiamo assumere, e cioè quello di riconquistarci il contratto nazionale di lavoro, di estendere il diritto alla contrattazione collettiva in ogni luogo di lavoro, accanto a questo e per ottenere questo risultato noi abbiamo bisogno di estendere questo consenso che attorno alla lotta dei metalmeccanici si è determinato e soprattutto di essere capaci di costruire nelle fabbriche, ma anche nel paese, quella cultura e quell'azione che, rimettendo al centro il lavoro, è in grado anche di ridisegnare la qualità dello sviluppo di questo paese e di indicare un'uscita dalla crisi in cui il diritto di chi lavora, ma anche il diritto di chi studia, e cioè che il lavoro, il sapere, i diritti e la democrazia intesa come possibilità di decidere di partecipare ad ogni livello nelle decisioni che contano, sia la base di riferimento per la continuità della nostra iniziativa, ma anche per avere un orizzonte comune dentro il quale, dopo tanto tempo, lavoratori e studenti, giovani e meno giovani, non solo sono tornati a parlarsi, ma si capiscono e di nuovo diventa una lotta comune in questo paese quello di realizzare una parità di interessi tra le imprese e il lavoro e di ridisegnare anche un diverso modello sociale e produttivo che faccia della solidarietà, della giustizia sociale, ma anche della qualità del lavoro e della qualità delle produzioni e della solidarietà anche tra generazioni un tratto distintivo. E io credo che questo sia un punto importante, perché il degrado morale e politico che noi abbiamo sotto gli occhi e il fatto che ci sia invece una parte importante di questo paese che pensi e proponga e dica e assuma anche un'etica di valore e una pratica diversa, io credo sia un elemento di fondo ed importante. Lo dico non solo perché tra le tante cose di cui si sta discutendo c'è un elemento, diciamo così, che rende evidente l'ingiustizia e lo scandalo a cui siamo di fronte. Perché se uno ci riflette un attimo e pensa che la quantità di soldi che qualcuno spendeva per fare qualche festino
è pari a quello che un lavoratore metalmeccanico per guadagnarlo ci mette 10 anni, voi capite che siamo di fronte non semplicemente a qualche divertimento, siamo di fronte a una vera e propria degenerazione etico e morale di questo paese e di fronte a un'ingiustizia sociale che finalmente, ed è questo l'elemento di novità, io credo anche delle piazze della nostra manifestazione, finalmente è riscattata la capacità di indignarsi, di non accettare queste ingiustizie e di pensare che è possibile cambiare questa situazione. E che diventa importante quindi anche una coerenza delle cose che fai rispetto alle cose sostanzialmente che dici. E a me pare importante che nel discutere le cose che noi dobbiamo fare per riconquistarci il contratto, per difendere la contrattazione, per aprire una fase nuova in questo paese, noi partiamo da alcuni punti. Io credo noi tutti assieme abbiamo avuto la forza di rimettere al centro della discussione di questo paese il lavoro e le sue condizioni materiali. Ed è su questo punto, io credo, che noi dobbiamo ragionare per come proseguire in questa direzione. Credo poi che ciò anche che sta avvenendo, penso agli ultimi dati, Istat che dice che siamo a un livello di disoccupazione in questo paese che non ha precedenti. Se si parla della disoccupazione giovanile siamo vicini al 30%, se non ho letto male. Vuol dire che uno ogni 3 giovani è disoccupato. Se pensiamo all'attacco che c'è alla Costituzione, alla democrazia di questo paese, perché vorrei far notare che quando un amministratore delegato o un grande gruppo, in questo caso come la FIA, dice che o fai quello che dice lei o se ne va via, non sta facendo un ricatto solo ai lavoratori, ma in realtà sta facendo un ricatto anche alle istituzioni di questo paese, sta facendo un ricatto anche ai territori di questo paese, laddove per anni si è lavorato, esistono le competenze, le professionalità per poter far funzionare questo paese. Quando siamo di fronte al fatto che il governo e il presidente del Consiglio annuncia che è pronto a fare un nuovo patto per la crescita di questo paese e dice che il patto della crescita di questo paese si dovrebbe fondare sull'estensione di accordi storici come quelli di Pomigliano e di Mirafiori e che per permettere una vera libertà di investimento bisogna arrivare anche alla modifica dell'articolo 41 della nostra Costituzione, quella che dice cioè che la proprietà privata deve avere anche fini sociali e quindi non può essere semplicemente orientata al profitto, ma deve assumersi una responsabilità sociale rispetto anche alla qualità della vita di questo paese e alla qualità delle condizioni. Quando siamo in presenza del fatto che si sta discutendo, e non so cosa succederà questa mattina, se ci sarà il voto, se non ci sarà, ma dietro all'idea del federalismo in realtà si sta portando avanti un'idea che aumenterà le differenze di questo paese e nei fatti chiede un aumento della tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati, quando si dice che mai e poi mai verrà fatta nel nostro paese, dice il Presidente del Consiglio, e la cosa un po' grave è che immediatamente gli è andato dietro anche la Presidente di Confindustria, anche il segretario della CISL, che mai e poi mai verrà fatta una patrimoniale nel nostro paese, quando non solo siamo di fronte al fatto che le stock option, le rendite finanziarie sono tassate al 12,5%, mentre il lavoro dipendente sappiamo tutti quanto è tassato e che è aumentato, non solo siamo di fronte al paese dove la diversità tra redditi si è aumentata senza precedenti, e cioè chi è ricco è ancora più ricco ed è aumentata la quantità di chi non arriva nemmeno alla fine del mese, ma di chi è povero pur lavorando,
Ecco, se siamo di fronte al fatto che nonostante che la maggioranza degli studenti, di chi lavora nella scuola, delle università, abbia detto che quella riforma era inaccettabile, stanno andando avanti a colpi di maggioranza, ecco, io credo, se tutto questo sta avvenendo, io penso che la richiesta che dalle piazze è emersa con molta forza, che è necessario continuare questa nostra mobilitazione e che a questo punto questi non sono solo problemi dei metalmeccanici, ma sono problemi di tutti i lavoratori italiani e di tutti i pensionati, e si è posto con forza che questa continuità di iniziativa arrivi anche allo sciopero generale di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, io credo che l'insieme delle cose qui indicate, con anche queste novità, ripropongono con forza questo problema. E lo dico, penso davvero, senza particolari polemiche, che non c'è nessuno in Italia, se non la CGIL, che possa essere in grado di indirizzare e di assumere questa battaglia e di dargli un carattere democratico e di solidarietà. Non c'è nessun altro. E in modo particolare io credo che questo, dentro alle iniziative che si mettono in campo, sia uno dei punti che con forza dobbiamo ragionare e affrontare. Vorrei soffermarmi su due cose prima di entrare nel merito, perché credo che sia importante tra di noi, ma che sia anche un elemento che dobbiamo rafforzare verso l'esterno. Noi non possiamo sottovalutare in nessun modo il significato di quello che è successo alla Fiat, perché a volte nelle discussioni al nostro interno, sempre meno, ma quando si parla all'esterno, questo punto non è sufficientemente, secondo me, chiarito. Noi non siamo semplicemente di fronte a un brutto accordo o all'ennesimo accordo separato. Noi siamo di fronte a, la dico grossa così ci comprendiamo, a una svolta epocale delle relazioni sindacali in questo paese, se passa il modello della Fiat. Perché quell'accordo ha, da un certo punto di vista, quasi un carattere costituente di un nuovo sistema di relazioni sindacali. Nei testi in punto FIOM, e vi invito a leggerlo, abbiamo riprodotto l'intervento di un importante costituzionalista italiano, Zagrebeschi, a un convegno che sabato FIOM e Micromega avevano organizzato. Io vi invito a leggerlo, perché Zagrebeschi è noto come un costituzionalista molto competente, di sicuro non è stato mai considerato un pericoloso estremista, tantomeno di sinistra, tra virgolette, ma una persona a cui viene riconosciuto un valore, un merito preciso e ha un prestigio anche generale. Ecco, io credo che alcuni dei ragionamenti che lui fa hanno un valore davvero importante, ed in particolare quando dice che per valutare quel testo lì non si può usare la parola accordo, perché per fare un accordo ci vuole la libertà delle due parti che lo fanno e ci deve essere una mediazione tra interessi. E quello non può essere considerato un accordo, per quello che c'è scritto e per come viene costruito, perché non c'è nessun oggetto di scambio che lì si vede. Io penso dica una cosa vera, precisa, di fondo. E anche dice che quando una trattativa è fatta sotto ricatto, la conclusione non è un accordo. Non può essere un accordo se fatto sotto ricatto. E se ci pensiamo un attimo, i contenuti di quell'accordo dicono con precisione che c'è semplicemente l'interesse dell'impresa che viene prima di ogni altra cosa. Siamo di fronte al fatto che gli unici vincoli che esistono in quell'accordo riguardano la prestazione lavorativa, la gestione degli orari, il fatto che il sindacato non esiste più, perché le uniche funzioni che ha, anche quelli che nomineranno quelli che hanno firmato, se mai arriveranno ad applicare quell'accordo, hanno un compito di pura polizia
per l'applicazione di quell'accordo, perché la contrattazione in quanto tale lì dentro non esiste più, nemmeno sulle condizioni di lavoro, e siamo in presenza del fatto che se i lavoratori violano alcune norme che sono contenute, la Fiat può arrivare anche a non fare l'investimento. Se la Fiat non rispetta nulla, non c'è scritto niente, perché la Fiat fa quello che gli pare ed è lei che decide in qualsiasi modo cosa ritiene più opportuno avanzare. E siamo anche di fronte al fatto che c'è una totale limitazione delle libertà sindacali, sia perché non si applica più il contratto nazionale, sia perché le lavoratrici e i lavoratori in quanto tali non hanno più il diritto di votare e di eleggere dei propri delegati. E non è un caso che esistono solo la possibilità per chi ha firmato e per i sindacati che la Fiat ha riconosciuto di nominare le RSA, ma c'è una scelta precisa: non c'è più bisogno nello schema della Fiat che ci sia un soggetto autonomo eletto dai lavoratori che possa alla pari discutere con lei sulle condizioni di lavoro. E di fronte a questo passaggio noi siamo di fronte non solo a un peggioramento delle condizioni di lavoro, a un aumento dello sfruttamento e della prestazione lavorativa che non ha precedenti nel nostro paese, perché è bene che sappiamo che lì non c'è solo che cancellano i 10 minuti di pausa, ma quel nuovo metodo di lavoro lì sancisce che tu nello stesso tempo di prima devi fare più movimenti dentro lo stesso tempo, e quindi c'è un aumento dello sfruttamento della condizione di lavoro e della prestazione lavorativa in quanto tale. E sei anche di fronte al fatto che non c'è alcun ragionamento che riguarda il fatto che nuovi investimenti che fai affrontino anche il problema della qualità del lavoro. E questo io credo che sia un punto con forza che va rimesso al centro, sia in senso generale. Perché se qualcuno pensa che tutto si può comprare e vendere, noi con forza dobbiamo dire che alla Fiat, come da qualsiasi altra parte, farlo diventare per noi una pratica di contrattazione, che la salute non si scambia e non si vende da nessuna parte. Perché questo è il punto che viene fatto. E cioè si dice: ma per ora vi paghiamo 10 minuti in più. Vorrei ricordare che non solo alla Fiat, ma addirittura a Memphis, che è lo stabilimento più giovane che c'è dentro alla Fiat, siamo di fronte al fatto che, nato nel 93, dopo questi anni la metà di quei lavoratori lì ha ridotte capacità lavorative, cioè si è spezzata e si è rotta sui ritmi che lì sono stati introdotti, e oggi si vuole andare oltre sostanzialmente anche quei ritmi. E lo stesso problema di ridotte capacità lavorative è un problema che esiste in tutti gli stabilimenti della Fiat. Come chi lavora sulle catene di montaggio sa che è un problema che si sta estendendo anche fuori dalla Fiat, laddove ci sono le catene di montaggio, perché i metodi di lavoro hanno questa caratteristica. Quindi rimettere al centro oggi il problema della condizione e della sua tutela non solo vuol dire non accettare scambi, ma vuol dire che bisogna aprire una discussione che, quando si fanno degli investimenti, il problema non è solo la qualità e l'innovazione del prodotto, ma deve essere anche la qualità e l'innovazione dei processi produttivi, della qualità del lavoro, come elemento che diventa un elemento anche di spartiacque rispetto alla qualità delle condizioni che si determinano. E in più c'è un problema di libertà esplicita. Questo modello cambia la natura del sindacato. Siamo cioè di fronte a un sindacato che diventa aziendale e corporativo, e che non ha più nulla di sindacato generale e confederale. Non è un caso che non è associata a Confindustria e che non applica il contratto nazionale di lavoro. E badate che qui c'è un punto di attenzione da avere. Io non so se qualcuno di voi è già stato contattato, ma a noi risulta che molte piccole e medie imprese stanno telefonando le loro associazioni per fargli una domanda, perché se la Fiat può dire che lei non è più associata e così non applica più il contratto nazionale, sapete quante ce ne sono che dicono: ma se è così semplice lo faccio anch'io. Non è proprio che sono tutti così buoni, come si dice, ma se capiscono che la più grande azienda italiana può, nel silenzio generale della politica e con l'appoggio del governo, dire che in nome degli investimenti, che non si sa quali sono e quando li farà e se li farà,
Lei può non applicare il contratto nazionale, non essere associata, addirittura decidere lei quali sono le condizioni di lavoro. Il rischio molto concreto che questo diventi un elemento che si estende è il rischio che abbiamo di fronte e da affrontare. E io penso che il rischio concreto è che non si limiterà al settore metalmeccanico, ma rischia sostanzialmente di estendersi anche agli altri settori. Perché è evidente che se il messaggio diventa che questa è la nuova frontiera della competitività e del sistema di sviluppo del nostro paese, il rischio molto concreto che viene avanti è questo, con un arretramento generale sia delle condizioni di lavoro sia del sistema di relazioni sindacali. E da questo punto di vista, quindi, io credo che sia assolutamente importante e necessario ribadirlo anche qui, e avremo poi modo di discuterne anche con i delegati e con le delegate del gruppo Fiat, ma ribadire anche qui un punto molto chiaro, e cioè noi non abbiamo nessuna intenzione di lasciare soli quelle lavoratrici e quei lavoratori, come si è dimostrato con lo sciopero generale che è stato fatto, ma anche perché noi consideriamo che quella vertenza è ancora aperta, la vertenza Fiat è ancora aperta, così come occorre trovare le soluzioni per quello che riguarda Termini Imerese, perché non abbiamo nessuna intenzione di accettare dentro processi riorganizzativi chiusure di stabilimenti e licenziamenti dei lavoratori, e proprio per questa ragione io credo che sia necessario dire con chiarezza che tutte le iniziative più opportune, sia sul piano giuridico per l'impugnazione degli aspetti che in quell'accordo non funzionano, sia sul piano sindacale e contrattuale, noi abbiamo intenzione di metterle in campo. E vorrei qui che fosse chiaro un punto: badate che c'è dentro questo quadro anche un elemento preoccupante, perché non solo la FIA non applica il contratto, esce da Confindustria, cancella il sindacato e vincola gli investimenti a una completa unilateralità della gestione della propria forza lavoro, ma vorrebbe far passare anche un altro criterio. Perché di aziende che hanno cambiato la proprietà o che c'è stato un cambiamento degli assetti proprietari ce ne sono tante, ma come sappiamo in Italia, in Europa, quando c'è un trasferimento di impresa ci sono delle leggi, ci sono delle regole che dicono che i diritti che avevo prima li mantengo anche dopo. Badate che a questi lavoratori verrà chiesto individualmente tutti di firmare che oggi sono dipendente della FIA. Domani continuo a fare lo stesso lavoro che facevo prima nello stesso posto, ma devo firmare individualmente una riassunzione per accettare le condizioni precedenti. E questo scrive la FIAT, perché così è il modo per dire che non c'è l'articolo 2112 del Codice Civile, lo scrive in modo molto esplicito. Ora, siccome siamo di fronte al fatto che capisco il ministro Sacconi e il governo che vogliono cancellare lo statuto, il diritto, vorrebbero togliere tutte le leggi sul lavoro che sostanzialmente ci sono, ma finché queste leggi in Italia e in Europa ci sono, farle rispettare è un'attività sindacale degna come la contrattazione. Del resto non facciamo così in qualsiasi impresa, piccolo o grande, che tenta di violare dei diritti e delle azioni. E siccome siamo di fronte non a qualcuno che non ci ha pensato, perché vorrei far notare a tutti che l'accordo fatto a Pomigliano il 15 di giugno non è quello che il 29 di dicembre la Fiat ha di nuovo imposto, perché se uno ci riflette, a Pomigliano è stato fatto un accordo separato, è stato fatto votare ai lavoratori quell'accordo sotto ricatto, che non conteneva ancora questi contenuti, non arrivava né all'Eniuco né alla cancellazione dei contratti, addirittura prevedeva 2 anni di cassa integrazione per ristrutturazione, solo che gli è andato talmente bene il voto a Pomigliano che hanno pensato a quel punto lì che dovevano rivedere tutto il sistema, e sono arrivati a pensarci, a tentare di costruire il fatto di mettere non solo fuori la FIOM, ma di mettere fuori il diritto delle persone di poter continuare a essere dei soggetti. E siamo di fronte per questo, io credo, non a un episodio, a un errore, ma a un disegno e a una strategia precisa da parte della FIAT, che vuole ridisegnare un diverso sistema di relazioni nel nostro paese. Per questo io considero che siamo di fronte a una svolta che ha un valore generale. Dopodiché, siccome i tempi non sono che domani mattina si parte, perché ad esempio a Mirafiori è previsto la partenza della cassa integrazione per crisi per un anno dal 14 di febbraio, il primo terreno
potrebbe essere Pomigliano, ma non si sa ancora con precisione quando cominceranno, se cominceranno, perché intanto devono montare le nuove linee, fare le nuove produzioni, quindi non è che domani mattina si parte, però siamo di fronte al fatto che nei prossimi mesi naturalmente questo sarà oggetto della discussione. E siccome il dottor Marchionne nell'intervista che ha fatto ha anche detto che naturalmente intendono proseguire e che forse anche Cassino e Melfi o la Sevel potrebbero essere altri soggetti a cui estendono sostanzialmente queste condizioni, è evidente che noi da questo punto di vista dobbiamo già nei prossimi giorni rendere esplicito tutte le iniziative più opportune da mettere in campo per contrastare l'applicazione di questo accordo. E lo dico con chiarezza. Il problema non è quello di cambiare qualche virgola o di vedere se si può rientrare perché così nomini le RSA. Un modello di questa natura è un modello che va contrastato e va fatto saltare attraverso il fatto che ricostruisci le condizioni per un vero accordo frutto di una mediazione finale. Mi rendo conto che non è né semplice né facile, però questo è il punto che abbiamo di fronte. Questo è il punto che abbiamo di fronte. E lo dico perché riaffermo l'idea che in Italia per investire, per poter lavorare meglio, aumentando i turni, contrattando diverse modalità di orari di lavoro o diversi modelli organizzativi, è possibile farlo con gli accordi che la FIOM sta firmando in giro per l'Italia dappertutto e che si possono realizzare anche all'interno della FIOM. E qui si pone anche un altro problema che riguarda in realtà il fatto che riaprire il tavolo vuol dire finalmente discutere anche di questo benedetto progetto e piano industriale. Perché qui stanno facendo delle gran chiacchiere, ma degli investimenti non ne fanno, e sei di fronte al fatto che nel frattempo stanno diminuendo le quote di mercato per la Fiat, nuovi prodotti non si vedono, e sei di fronte al fatto che il rischio molto concreto è quello che una parte importante delle attività produttive del nostro paese nel settore dell'auto alla lunga rischiano di non esserci e di spostare la testa in altri paesi, nel vuoto più assoluto del governo che sta favorendo questo processo e non sta facendo nulla, ma mi permetto di dire anche nel vuoto purtroppo della politica. E lo dico perché quando abbiamo incontrato le forze politiche per preparare la giornata di mobilitazione, noi non abbiamo, con tutte quelle che volevano incontrarsi con noi, l'abbiamo fatto e abbiamo discusso e abbiamo proprio posto questo problema. Abbiamo cioè detto alle forze politiche che non ci interessa se stanno con la FIOM o contro la FIOM, non è questo l'oggetto della discussione. L'oggetto della discussione è se c'è un'analisi, anche loro, precisa di quello che sta succedendo. Perché noi gli abbiamo detto che secondo noi, in molti casi, loro non stanno capendo quello che succede e quello che sta facendo la FIOM. Non sei di fronte al classico gruppo che ti chiede qualche turno in più perché vuole investimenti o vuole fare un accordo pesante per noi, che però è un accordo sindacale, sei di fronte a un altro quadro, a un'altra situazione, sei di fronte cioè a un cambiamento radicale. E quando dico il vuoto della politica, perché io ho trovato e continuo a trovare non accettabile il fatto che si scarichi sulla testa prima dei lavoratori di Pomigliano e poi di Mirafiori delle responsabilità che loro non hanno. Questo lo trovo una cosa inaccettabile. Non è che si scarichi su 5.500 lavoratori la responsabilità loro di decidere se chiudono o aprono dentro a questo paese, e che uno si limiti a dire se fossi voterei qui, se non fossi voterei là, oppure fa una discussione, ringrazio quelli del sì e quelli del no. Cavolo, che azione politica, madonna, che azione politica. Io credo che ci sia un elemento di responsabilità che va qui. Se si vuole recuperare, si può essere d'accordo o non d'accordo con la FIOM, non è questa la discussione. Si può essere legittimati a dire quello che si vuole. Il punto però è che ci si assuma la responsabilità di avere un'analisi di quello che sta succedendo, dei processi che ci sono e di indicare un'uscita dalla crisi che sia diversa da quello che questo governo sta facendo. Perché questo è il punto sostanziale che va messo in campo. E se c'è un ragionamento che emerge con forza anche da questa crisi è che non si può uscire dalla crisi come ci si è entrati. C'è bisogno di cambiamenti. C'è l'assenza totale di una politica industriale, c'è bisogno di un intervento pubblico e soprattutto c'è bisogno di dire con chiarezza che la difesa dei contratti collettivi nazionali,
dei diritti e di una democrazia davvero partecipata deve essere la base su cui costruirsi un'uscita sostanzialmente da questa crisi. Perché quando dicono non volete fare sacrifici, a me viene da ridere, quando mai non li abbiamo fatti, cioè mi viene da ridere semplicemente in questo senso, ah ma dovreste essere, perché in questi anni non sono stati fatti? Chi è che non ha mai fatto una situazione, no, perché avessimo degli stipendi da 4.000 euro, capisco che uno dice, ma sì, posso anche fermarmi un attimo, ma se uno ragiona rispetto a quello che è la situazione che si è determinata, a me pare che noi siamo di fronte a una situazione limite, oltre la quale concretamente rischi di non andare. E siccome Federmeccanica ha anche detto con chiarezza che ha in mente una nuova proposta, e cioè che bisognerebbe fare un accordo, dice lei, che un'azienda può scegliere se applicare il contratto nazionale o il contratto aziendale. Io mi limito ad osservare che una posizione di questa natura è addirittura, non dico al di fuori del contratto del 2008, è al di fuori dell'accordo separato che la CGIL non ha firmato, perché non sei nemmeno di fronte al fatto delle deroghe. Si può essere d'accordo o non d'accordo, ma se uno dice una deroga al contratto, sei dentro al fatto che c'è un contratto e hai derogato un punto. Poi io, come noto, sapete, penso che se un contratto è derogabile non è più un contratto, ma questa è un'altra discussione, diciamo così. Siamo però di fronte al fatto che ciò che propone Federmeccanica è una cosa che è fuori da qualsiasi tipo di schema attuale. E io non ho trovato la Confindustria che gli ha detto no, non la devi proporre, no, ma la Marcegaglia ha detto che è d'accordo. Non ho trovato le altre organizzazioni sindacali che hanno detto no, non funzioniamo. FIM e UIM hanno dichiarato che vogliono difendere i due modelli contrattuali, i due livelli contrattuali, lo trovo un elemento importante, ma allo stesso tempo siamo in presenza del fatto che quelle stesse organizzazioni hanno firmato con la FIAT una cosa che esattamente va nella direzione proposta da Federmeccanica, perché il tentativo di Federmeccanica di dire si fa un modello dove uno può scegliere se fare il contratto nazionale o se non lo vuol fare, fa il contratto aziendale, il tentativo di non farsi definitivamente scappare la FIAT dall'associazione, perché se no non si capisce bene chi rappresentano. Ma di sicuro quella è una linea che mette in discussione radicalmente, questo è il punto, l'esistenza stessa del contratto nazionale di lavoro. E siccome io penso che proprio per la struttura produttiva del nostro paese, che è fatta di piccole e medie imprese, e se è vero che il 90% delle imprese in Italia hanno meno di 15 dipendenti, allora noi siamo di fronte al fatto che non abbiamo bisogno di un meno contratto nazionale, abbiamo bisogno di un contratto nazionale anche più forte che garantisca diritti per tutti. Anzi, se dovessi ragionare, il vero punto che oggi si propone non è solo una legge sulla rappresentanza e sulla democrazia, ma anche una legge sulla validità ergo omnes dei contratti nazionali, cioè del fatto che diventa un vincolo sotto il quale nessuno può andare, non solo per contratto, ma anche per legge, se non vuoi far passare una competizione tra lavoratori, tra diritti, sul terreno anche salariale. Per questo io dico, siccome siamo ad un passaggio di questa natura, questo è un punto. Ma vedo anche un altro elemento. Quando si dice c'è un attacco alla democrazia, e qui credo che ci sia un altro punto, ma provate a pensare un attimo. La questione della FIAT rende evidente un limite della democrazia nel nostro paese, perché quando un grande gruppo, una multinazionale, possono tranquillamente decidere dove investire, cosa produrre, quando produrre, se produrre, e decisioni che in realtà riguardano la qualità di quel paese, le condizioni di lavoro di quel paese, le politiche di quel paese, sono prese dal gruppo, a prescindere, non discutono con nessuno, lo dico perché in questo Marchionne ha una coerenza. Nell'incontro che facemmo, l'ultima volta che abbiamo avuto l'onore di vederlo tutti assieme, c'era anche la regione Piemonte, il sindaco di Torino, c'erano il ministro, c'era anche il governo, ma non è che lui di fronte a questi gli dice cose diverse che a noi, no, gli ha detto semplicemente il piano io non lo discuto con nessuno, lo decido io, punto.
A voi, tra l'altro, in Italia non chiedo neanche un soldo pubblico, quindi non rompetemi le scatole. Voglio semplicemente sapere da tutti se mi dite di sì o di no alle mie condizioni. Perché se mi dite di sì, vado avanti, se mi dite di no, vado via. Pone o no una questione di questa natura un problema di democrazia del nostro paese? Non solo di democrazia nei luoghi di lavoro, di democrazia nel nostro paese, di democrazia economica, di democrazia sostanziale. Perché sei di fronte a un elemento che ha un'enormità, e cioè sei di fronte, diciamo così, a un'idea in cui le imprese fanno quello che vogliono e sei a una discussione che porta a privatizzare tutto, anche i beni comuni, dall'acqua alla scuola, alla previdenza. E quindi sei un arretramento, io credo, politico e democratico del nostro paese. E a me parrebbe questo un problema politico di prima grandezza che le forze politiche e i governi dovrebbero affrontare e discutere. Non semplicemente se stanno con questo o con quell'organizzazione sindacale, ma se esiste o no ancora la possibilità che chi governa possa anche decidere gli indirizzi di politica industriale di questo paese, di qualità. E insisto, quando Berlusconi dice che vuole cancellare l'articolo 41 della nostra Costituzione, non lo dice a caso, lo dice dentro un'idea che vuole favorire il fatto che questo diventi la regola generale, in cui in realtà la finanziarizzazione, la grande impresa multinazionale in Italia come in giro per il mondo non ha più alcuna regola, ma può decidere come ritiene più opportuno. E a quel punto lì la politica diventa subalterna all'interesse sostanzialmente dell'impresa. E non si fa i conti col fatto che se siamo dentro la più grave crisi che nessuno di noi ha mai vissuto, ma che anche prima di noi non c'è mai stata, è proprio perché negli anni precedenti è stato teorizzato che c'era un pensiero unico, che c'era un interesse unico e che la politica doveva favorire il mercato come riteneva più opportuno. Io credo che anche questo è un tema che è posto ed è un tema che merita le necessarie iniziative e discussioni. Merita la necessità di opporsi non solo a quello che fa la Fiat, ma anche alle politiche di questo governo. E diciamocela tutta, io credo che di fronte ad un governo che non ha fatto altro che fare provvedimenti per togliere i diritti a chi lavora, perché questa è la sostanza, e ha dichiarato ancora che non ha finito e che sta smantellando tutto, io credo che non sia gravissimo dire che per un sindacato, se vuol difendere i diritti di quelli che rappresenta, non c'è solo il problema di cambiare la politica del governo, ma c'è anche il problema di cambiarlo questo governo e di dirlo in esplicito, che è uno dei punti per poter modificare il quadro della situazione, tanto più con quello che sta succedendo oggi e con il quadro che noi abbiamo di fronte. Per questo, e arrivo alla discussione, io credo che il senso e l'asse, diciamo così, delle cose che noi dobbiamo decidere fare, se questo è il quadro dentro il quale ci muoviamo, sia affermare almeno tre concetti. Come criterio generale, io credo noi dobbiamo difendere un'idea nei rapporti sociali in fabbrica, ma anche nel paese, in cui si affermi una pari dignità tra il lavoro e l'impresa. Dentro a questo vuol dire riconquistare un contratto nazionale di lavoro e io credo dentro a un'idea di riunificazione dei diritti e delle condizioni di chi lavora, la difesa del contratto nazionale di lavoro nel settore metalmeccanico, ma in Italia non può limitarsi a difendere i contratti nazionali così come sono, ma deve difendere i contratti nazionali in un'ottica, io continuo a pensare, che sia quella di una strategia che punta a costruire il contratto dell'industria, il contratto dei servizi, il contratto del pubblico impiego, dentro una dimensione europea dove si pone anche il problema del sindacato europeo e del sindacato dell'industria e dei contratti che abbiano sostanzialmente queste caratteristiche. So anch'io che non è una cosa che fai domani mattina, ma si pone il problema di avere chiaro in testa qual è la prospettiva che vai, e se il problema è che noi dobbiamo fare i conti con una frantumazione dei processi produttivi che non ha precedenti
e questo ha determinato una frantumazione dei rapporti di lavoro, una divisione, un'articolazione dei contratti. Se io voglio riunificare la condizione di chi lavora, essere in grado di sottrarlo all'elemento di competizione, io l'idea di un contratto nazionale forte che sancisce dei diritti sotto i quali non vai e che ha delle funzioni lo devo difendere con queste caratteristiche, ma devo riunificarli, perché solo riunificandoli io sono in grado di poter dire che tutte le persone si riconoscono nel contratto nazionale di lavoro. Altrimenti ho tante persone che non si riconoscono perché non ne fanno parte, perché quei diritti lì non ce li hanno. Badate che questi problemi, senza girare in altre categorie, ce l'abbiamo anche noi. Basta pensare a quante sono dentro le fabbriche, nei cantieri navali, nei petrolchimici, solo per fare degli esempi, quante sono le persone a cui viene applicato il contratto nazionale e quante sono quelle che lavorano nei processi produttivi, nelle diverse funzioni, che non hanno alcun diritto perché c'è l'appalto, c'è il subappalto, c'è il lavoro a termine, ci sono dei contratti diversi. Questo tema o noi ce lo poniamo adesso e diventa il punto da cui riparti, perché parla a tutti i lavoratori e indica la battaglia di una prospettiva per riunificare i diritti a partire dalla loro condizione, non sei in grado di fare i conti con questa situazione. Io mi permetto di dire che forse se la battaglia dei lavoratori della Fiat è stata capace di parlare al Paese e di parlare anche a quelli che i diritti non ce li hanno, è proprio perché si è evocato questo punto. Perché anche chi è senza diritti ha capito che se tu li cancelli a tutti e tutti diventano precari e licenziabili, non c'è possibilità di modifiche di crescita. Ma allo stesso tempo noi dobbiamo sapere che le cose così come stanno non sono difendibili per quello che sono, ma hai bisogno che nel difendere l'idea generale del contratto, della riunificazione, devi essere anche in grado di poter fare delle proposte e di darti una strategia, un obiettivo che renda evidente cosa vuol dire oggi l'unificazione contrattuale. Per questo io penso che questa è una discussione che è aperta, che la difesa e la riconquista del contratto dei metalmeccanici deve stare dentro a un'idea che punti a livello nazionale unificato. Ma qui si pone l'altro passaggio. Difendere i due livelli contrattuali e il contratto nazionale di lavoro, guardate che è questa la condizione per poter poi estendere e qualificare la contrattazione di secondo livello. Non giriamoci attorno. La contrattazione di secondo livello ha un significato integrativo e di possibile estensione dei diritti e di unificazione se c'è il contratto nazionale. Perché se non c'è il contratto nazionale, ma sei solo alla contrattazione aziendale o di secondo livello, tu sei dentro a una dinamica aziendalistica e corporativa. Lo vuoi o non lo vuoi, così è. Perché a quel punto lì diventa una competizione contrattuale che fai sulle condizioni di lavoro tra i lavoratori. Ora, io penso che anche su questo terreno c'è da innovare. Penso che se difendi il secondo livello contrattuale non può essere solo aziendale. Ti devi porre il problema, certo, della contrattazione di sito produttivo. Ti puoi porre il problema della contrattazione territoriale, anche su determinati aspetti di carattere sociale, visto che c'è un problema che riguarda anche come tieni assieme una azione confederale che dalla categoria si intreccia anche con la contrattazione sociale della confederazione, dei pensionati, eccetera. C'è il problema della contrattazione di filiera. Perché è indubbio, se tu prendi ad esempio anche il settore dell'auto e ragioni su quella che è la componentistica, non giriamoci attorno anche qui, la scelta di Marchionne rischia, se quelli sono gli investimenti, se i componenti che dovranno montare sui SUV e sulla Panda li fanno in Cina o li fanno da altre parti, tu avrai una quantità di piccole e medie imprese qui che chiudono. E allo stesso tempo quelli che qui non chiuderanno avranno le stesse condizioni della Fiat se vogliono lavorare per la Fiat. Siano essi metalmeccanici, siano chimici o siano tessili, non so se è chiaro come punto. Per cui da questo punto di vista è evidente che se io voglio anche tentare di fare in modo che la contrattazione aziendale di sito, di filiero territoriale sia un elemento che unifica, di sicuro ho bisogno che ci sia una regola di democrazia, e cioè che i lavoratori possono sempre decidere sulle piattaforme, sugli accordi e poter eleggere, ma hanno bisogno anche di avere un quadro normativo di diritti, il contratto nazionale, che garantisce che la contrattazione ha un carattere integrativo, non sostitutivo, né derogabile, né di altra natura. Dopodiché certo che su questo terreno si pongono anche dei problemi che vanno affrontati, anche in modo nuovo rispetto a quello che abbiamo fatto, ma tu una contrattazione di secondo livello puoi sperimentare anche delle soluzioni sugli orari, sull'organizzazione, sulla professionalità, se sei dentro un quadro nazionale condiviso. E insisto,
a maggior ragione con la dimensione delle imprese che noi abbiamo, di piccole e medie imprese, anche qui per non montarci troppo la testa, noi abbiamo bisogno di un contratto nazionale forte che tuteli anche quei lavoratori lì, se no non hanno assolutamente nulla. E la democrazia e i diritti mi pare l'altro tema che ha un fondamento generale per uscire da questa crisi. E il terzo aspetto a me pare che sia quello che tiene assieme anche il problema di aver rimesso al centro le condizioni di lavoro. E cioè c'è un ragionamento che abbiamo cominciato a fare, noi ci dobbiamo porre il problema di come estenderlo dentro la fabbrica ma anche fuori dalla fabbrica, che riguarda il significato di cosa si produce oggi, a cosa serve produrre, la sostenibilità dei prodotti che fai ma anche la qualità del modello di sviluppo che tu hai costruito. Guardate che io penso che le azioni che sono state messe in campo, l'attenzione che attorno a noi si è costruita è perché ci si è posto anche questo problema. Vale per l'auto, ma se ci ragionate vale per tanti prodotti, cioè se uno dice il prodotto non è più l'auto ma è la mobilità e in più hai il problema che non inquini, che sia sostenibile e ti pone il problema di pianificare le città, di pianificare il territorio, guardate che ragionamenti così possono riguardare anche altri prodotti, perché adesso vedi i compagni della Fincantieri, ma riguarda anche il fatto se ragioni su che cosa è il futuro delle navi oggi, che significato ha, se c'è un trasporto, se non c'è, se c'è un livello anche lì di responsabilità, se penso all'elettrodomestico che ho avuto modo di conoscere un po' meglio, guardate che anche lì il problema dell'innovazione riguarda che prodotti fai, se sono riciclabili, se consumano meno, che dimensione di città, di consumi, di valori sostanzialmente determina, la stessa cosa può valere per molte altre cose. Cioè si apre un problema e io credo che non è una risposta facile, dobbiamo discutere, dobbiamo coinvolgere le persone, utilizzare l'intelligenza di tutti, gli operai e gli impiegati anche fuori, ma il problema di che cosa produci, perché produci, che significato hai, che modello sociale tu proponi, è l'elemento che può determinare una diversa uscita dalla crisi in cui siamo. Questo è il punto di fondo. In un rapporto anche certo con la sostenibilità ambientale di quello che produce, nel rispetto anche con l'ambiente, ma questo è un punto ed è per questa ragione che si inserisce secondo me un rapporto anche con gli studenti, con l'università, perché a me colpiva nei giorni scorsi leggendo velocemente, ma dentro a tutti i casini che stanno facendo mi è sembrato di capire che ad esempio Obama, che tanti vogliono prendere a riferimento, non ha deciso di tagliare la scuola e l'università, anzi ha fatto un discorso per dire che vuole aumentare la spesa pubblica nell'università e nella ricerca. A Marchionne, che gli ha detto salvo la Chrysler ma vieni qui, gli ha anche posto il problema che vuole che vengano fatta lì l'auto elettrica, lì nuovi prodotti, lì i motori che inquinino meno. E noi siamo di fronte all'assurdo, non solo che adesso tagliano la scuola e privatizzano per farla diventare di classe così all'università potranno andarci solo i figli di quelli che hanno dei soldi, ma sei di fronte anche al fatto che se tu non affronti il problema della ricerca, dell'innovazione, della qualificazione delle produzioni, non sei in grado di uscire, cioè abbassi il livello della competizione, perché a quel punto lì tu competi con la Turchia, con la Serbia, con la Polonia, non è che competi con i paesi più avanzati e non ti poni il problema di tenere assieme la qualità delle produzioni e la qualità dei prodotti. E si ripropone qui anche un elemento di responsabilità sociale dell'impresa, certo. Se la logica è quella che rispondi alla borsa, rispondi al profitto a breve, vediamo quali sono le logiche che si determinano, non c'entra nulla quello che produci. La logica industriale ha di per sé dei tempi diversi rispetto alla finanza e alla borsa. E allora questi elementi, che io capisco possono apparire anche lontani rispetto al problema che ti viene posto te nella fabbrica di fare più turni, di lavorare di più o di prendere meno, ma badate che o noi abbiamo la capacità e la forza di tenere assieme queste cose. E quindi facciamo diventare anche la difesa dell'occupazione, delle crisi, della contrattazione, l'apertura di una discussione a livello dei territori, con le istituzioni e a livello nazionale con il governo, anche un ragionamento che nel difendere il lavoro affronta queste questioni, o noi non ne veniamo fuori, ma se siamo capaci, questo è l'elemento che allarga l'elemento, che indica un cambiamento, che costruisce delle alleanze e che favorisce anche un'idea diversa nel paese di qualità e di sviluppo. E vuol dire ricostruire anche una cultura che è stata cancellata. Perché non se Berlusconi e il centrodestra, se oggi la Confindustria o Sacconi possono fare le cose che stanno facendo e hanno una maggioranza in Parlamento, e perché in questi 20 anni il lavoro, la cultura del lavoro e dei diritti è stata oscurata, è stata cancellata, si è perso su questo terreno. Allora, qua abbiamo la consapevolezza che c'è anche questa operazione da fare.
E io credo che quello che abbiamo fatto in questo periodo è la riuscita non solo della manifestazione a Roma, ma dello sciopero, perché un conto, sappiamo tutti, è fare le manifestazioni di sabato, un conto è chiedere ai lavoratori di scioperare, non è la stessa cosa, lo sappiamo. E da questo punto di vista la riuscita che ha avuto quell'iniziativa è perché noi siamo riusciti a parlare non solo con i nostri iscritti, e lo sapete anche voi, nelle vostre fabbriche non hanno scioperato solo gli iscritti alla Fiore, hanno scioperato anche gli iscritti ad altre organizzazioni e quelli che non sono iscritti. Ma è questo l'elemento di forza, siccome lo sanno anche gli altri e lo sanno anche le imprese, noi su questo elemento io credo che noi dobbiamo investire. Ma se è così, e arrivo davvero alla parte più direttamente dell'assemblea di oggi, noi non possiamo pensare che la piattaforma per ricostruire il contratto, per riconquistare il contratto nazionale, la fa la segreteria, butta giù un foglietto, viene qui da voi e poi vi dice adesso votate, la presentiamo e facciamo il contratto. Se facessimo così, secondo me fate bene a cambiarci tutti. E la proposta che qui facciamo ha un'altra caratteristica, poi diremo anche alcune idee. Noi pensiamo che per riconquistare il contratto, di questo dobbiamo essere consapevoli, di questo si sta parlando. Riconquistare il contratto e difendere estendendolo il diritto alla contrattazione collettiva nelle fabbriche. Per fare questo, secondo noi, c'è bisogno davvero di un percorso, di un processo di discussione, di costruzione della piattaforma nuovo. Noi pensiamo che l'assemblea di oggi e di domani debba decidere questo percorso che sto per proporre, debba naturalmente anche definire una griglia di argomenti che debbono essere oggetto di una discussione, ma la discussione deve essere in grado di coinvolgere tutta la nostra organizzazione, fino alle lavoratrici e ai lavoratori nelle fabbriche, prima di arrivare alla presentazione della piattaforma. Noi pensiamo cioè che ci sia bisogno, dopo di oggi, che nei territori i direttivi, gli attivi, i delegati, i coordinamenti nei gruppi, fino ad arrivare alle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori, non solo di quelli della FIOM, compresi i problemi che abbiamo sulla convocazione delle assemblee, se sappiamo, perché solo dopo un percorso di questa natura noi possiamo riconvocare una nuova Assemblea Nazionale dei Delegati tra qualche mese, e a quel punto lì, frutto della discussione che abbiamo fatto, di essere in grado di poter decidere quali sono i contenuti, la scelta, in modo consapevole, sapendo che le regole democratiche che noi ci siamo dati, e cioè che noi le piattaforme e gli accordi li sottoponiamo sempre a referendum, e solo se abbiamo il consenso della maggioranza dei lavoratori le presentiamo, è la regola che assumiamo e che vogliamo anche praticare questa volta. È un percorso impegnativo, ma che sceglie di costruire davvero coinvolgendo le lavoratrici e i lavoratori e con un impegno totale di tutta la nostra organizzazione. Con una discussione libera, perché se vuoi fare una discussione vera è libera, non è precostituita. Certo, ci sono delle indicazioni che dopo dirò, ma siamo dentro a un percorso che propone che la stessa forza che tutta la FIOM insieme ha avuto per reggere alla FIAT e per far riuscire lo sciopero del 28, che ha visto in tutte le regioni, in tutte le città, in tutti i territori, un impegno senza precedenti delle compagne e dei compagni della FIOM, io credo che la stessa forza e la stessa capacità dobbiamo provare a metterla adesso nella costruzione di questo percorso, sapendo che è un percorso impegnativo per tutti, che chiede un'assunzione di responsabilità vera ad ogni livello, non solo dei dirigenti ma anche dei delegati, dei nostri iscritti e dei lavoratori, per fare una discussione complicata, perché siamo ad un passaggio straordinario che non ha precedenti. E riconquistare il contratto non è né una passeggiata né una cosa che è scontata, ma dobbiamo dire le cose ai lavoratori e alle lavoratrici come stanno, e assieme a loro essere in grado di costruire davvero un percorso che possa avere una finalità e che costruisca una coerenza sull'obiettivo che vuoi avere di riconquistare il contratto, ma anche su una pratica di contrattazione concreta che giorno per giorno tu ti trovi a dover gestire nelle fabbriche.
e sapendo che la possibilità di riconquistare davvero un contratto nazionale degno di questo nome passa anche attraverso il fatto che la tua azione pratica abbia una coerenza di impianto e di azione, e allo stesso tempo con una consapevolezza diffusa ed un consenso che sia il più ampio possibile. Questo significa, in termini di azioni, fare alcune cose. Come noto, noi pensiamo che il contratto del 2008 è tuttora in vigore. Del resto, anche la lettera di recesso che la Confindustria ha fatto, che dice, cioè, che non vuole che scatti l'ultrattività e che in ogni caso dal 1 gennaio del 2012, secondo lei, non ci sarebbe più alcun effetto per la Fion che non ha firmato il contratto, in un qualche modo riconosce che tutte le cose che noi abbiamo detto e abbiamo fatto un qualche fondamento anche giuridico e contrattuale ce l'hanno. Allora, nel mese di febbraio, noi pensiamo che tutto ciò che era stato definito, penso a tutto il lavoro per presentare gli articoli 28 nelle imprese per l'applicazione del contratto del 2008, venga applicato. Alcuni territori li hanno già depositati, siamo in grado di poter fare questa cosa, pensiamo di farla in tutti gli stabilimenti della Fiat, quindi questo deve diventare un impegno preciso che si estende dappertutto. Sono stati realizzati, anche se in numero ancora limitato, ma ci sono anche accordi aziendali che riaffermano la validità del contratto del 2008, e questo elemento io credo vada confermato ed esteso ad ogni livello, indicando con precisione questo elemento, e allo stesso tempo è necessario che la contrattazione aziendale che oggi si fa sia nelle gestioni delle crisi, sia laddove è possibile di rinnovo dei contratti, stia dentro ad un'idea precisa che apra una discussione. Io vi faccio un esempio per farmi capire. Se si dice che noi siamo per il blocco dei licenziamenti o per evitare le chiusure, vuol dire che la richiesta che laddove ci sono problemi si utilizzino gli ammortizzatori sociali e la scelta sia quella, in modo più esteso e forte di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, dei contratti di solidarietà, perché vuol dire redistribuire il lavoro su quelli che ci sono per non licenziare, ha la stessa caratteristica che quando c'è lavoro o laddove ti chiedono turni o un aumento dell'utilizzo degli impianti, si debba riaprire anche il problema che se mi chiedi di lavorare di più, di lavorare il sabato, di aumentare anche i turni, debba esserci un ritorno in termini di tutela dell'occupazione, e anche per i lavori più disagiati si debba ricominciare a ragionare anche di forme di riduzione dell'orario. E io credo che è la stessa logica, perché se io dico che voglio difendere l'occupazione redistribuendo il lavoro con i contratti di solidarietà, altro non è che una redistribuzione dell'orario. Se ragiono rispetto al fatto che qualcuno mi dice se vuoi investire dobbiamo aumentare i turni, rifare una discussione, io credo benissimo questa cosa si può fare, ma deve essere un ragionamento che riguarda l'occupazione, che riguarda anche possibilità, laddove i turni sono più disagiati, chi fa la notte lavora il sabato, di pensare che il disagio lo riduci non solo sul piano economico ma anche sul piano della riduzione d'orario. Io credo, ad esempio, per fare un esempio, che questo significhi provare ad avere una coerenza. Poi io lo so che non è né semplice né facile, devi discutere con i lavoratori, non è scontato, ma se vuoi aprire una coerenza e riaffermare che la gestione degli orari di lavoro deve essere oggetto di contrattazione con le RSU, quindi che c'è una disponibilità anche a sperimentare forme di flessibilità degli orari di turni, ma dentro un accordo con le RSU, un consenso, è evidente che questo, secondo me, è un punto che noi dobbiamo riaprire, tanto più se nella nostra testa c'è che la difesa dell'occupazione passa oggi, dentro alla crisi, attraverso il fatto di evitare possibilmente le chiusure di stabilimenti, di redistribuire il lavoro su tutti come condizione per poter, a fronte anche di una possibile ripresa, riaffrontare le questioni. Allo stesso tempo, credo che un'altra serie di questioni che stanno ponendo ci sono, lo dico, perché badate, io ho la sensazione che non arriveranno tutte, diciamo così, alla asprezza della Fiat, ma ho la sensazione che sul problema dei primi giorni di malattia che non ti pago, del fatto però come limitiamo se fai un accordo con me che non puoi scioperare,
e di altre qualche deroghe, il salario d'ingresso o altre forme, faccio assunzioni ma li pago meno. Guardate che tutto questo, secondo me, saranno argomenti che noi ci troviamo su molti tavoli di trattativa, se non ci vogliamo tra di noi raccontare storie. Quindi quando dico che è necessario un coordinamento della nostra iniziativa e una scelta, io so perfettamente per esperienza che la contrattazione non la fai a comando, non è che c'è un centro che dice adesso si fa così. La contrattazione, se aziendale, la fanno le RSU, i sindacati, nel rapporto con quei lavoratori lì, e dipende dai rapporti di forza, dal consenso che devi costruire volta per volta con quei lavoratori lì. Ma il punto è che anche le imprese sappiano, e che noi questa discussione la facciamo in esplicito con i lavoratori, perché una coerenza contrattuale, poi ci possono essere situazioni dove ottieni più risultati, altre dove non ci riesci, questa è sempre stata così, ma sei dentro una dimensione che dà l'idea che vogliamo difendere la contrattazione collettiva ed è la condizione per riconquistare un contratto degno di questo nome, dove il problema della derogabilità, se non ci vogliamo girare attorno, è il problema, perché se c'è una ragione di fondo, oltre ad altre, che ha portato la stessa CGIL a non firmare l'accordo sul modello contrattuale, è stato proprio il fatto di non accettare il principio della derogabilità dei contratti. E se ci pensate, nella nostra vicenda, noi non siamo solo alla derogabilità, che è l'unica, è l'unico settore in Italia che in quel modo lì si è arrivati alla piena applicazione dell'accordo interconfederale, ma noi siamo di fronte anche al modello Fiat che va oltre la derogabilità e che supera il contratto. E quindi è evidente che riconquistare un contratto che riaffermi che non ci sono deroghe non è una passeggiata, vuol dire affrontare questo tema. Ma allora diventa importante che nelle imprese, laddove adesso si contratta e dove si affronti, si affermi il fatto che la contrattazione ha un carattere integrativo, dove non c'è una derogabilità, dove riaffermi una parità di rapporti tra imprese e lavoro, sia nelle situazioni che vanno bene, sia nelle situazioni di crisi. Perché questo diventa il punto che può permetterci anche di sostenere una piattaforma con altre caratteristiche. Penso poi che un'altra cosa che noi dobbiamo fare, ed è bene che su questo facciamo una discussione vera senza finzioni, è quella di darci un obiettivo molto preciso. Noi dobbiamo strutturalmente aumentare il numero dei nostri iscritti e delle nostre iscritte, non giriamoci attorno. Questo è una condizione non solo essenziale per far vivere la FIOM, ma mai come adesso io considero che l'atto di iscrizione a un sindacato è un atto di conquista anche sindacale e politico che tu fai nel rapporto con le lavoratrici e con i lavoratori. Allora noi qui abbiamo due problemi. La stessa Fiat dice che, non essendo noi firmatari di nessun contratto, secondo lei non dovrebbe neanche più farci versamenti delle tessere. Il recesso che è stato dato dicendo che dal 1 gennaio del 2012, secondo Federmeccanica, noi non saremmo firmatari dei contratti, è perché al loro interno qualcuno pensa che bisognerebbe fare come la Fiat: se non sei firmatario dei contratti non hai alcun diritto. Allora noi abbiamo la necessità, visto che abbiamo studiato, c'è la possibilità concreta detta da legali non solo della consulta della CGIL, ma a questo punto riconosciuto anche da fiorfiori di giuristi che molto spesso difendono gli interessi delle controparti. Se tu rilanci un'azione, ed è quello che noi dobbiamo fare, in alcune parti è già stato cominciato e con successo, perché in alcune aziende dove sono già ripartiti a fare il riteserramento, ci dicono i territori che non solo riscrivono tutti quelli della FIOM, ma aumentano il numero dei loro iscritti, ma allora questa azione deve diventare un'azione che noi nei prossimi mesi la facciamo generalizzata in tutto il paese, lanciando una campagna esplicita che in questa fase il sostegno e la difesa dei tuoi diritti e della tua libertà passa attraverso il fatto anche di sostenere il sindacato che si sta battendo per questi tuoi diritti, dandogli la disponibilità ad essere all'interno. La forma, come è noto, è quella di considerare il versamento sindacale come una cessione di credito, e quindi a questo punto le imprese sono tenute a prescindere a dover fare questa cosa, e quindi questo vuol dire garantire una sopravvivenza, perché noi le uniche entrate che abbiamo sono quelle delle tessere. Come è noto, avendo gli accordi separati, le quote contratto non ci sono, e quindi noi siamo di fronte a una situazione che ha caratteristiche precise. E questo punto io credo debba essere un elemento che noi usiamo
rendendo trasparente, fanno tutti delle chiacchiere, rendiamo trasparente le nostre situazioni, non c'è problema a dire qual è la nostra situazione, quanti soldi entrano, quali sono i nostri stipendi e come spendiamo i nostri soldi. Ma allo stesso tempo c'è un problema esplicito nel rapporto con chi noi rappresentiamo e con i lavoratori di quello che sta avvenendo. E non giriamoci, perché so che tante volte quando si discute, se arriva la fine dell'anno, uno c'ha un po' di tessere ma le tiene nel cassetto perché non sa cosa succederà dopo. Sentite, è il momento che va bene, insomma, certe furbizie non c'è mica, non servono a voi. Se questo è il punto, deve diventare un obiettivo di ognuno di noi oggettivamente. E badate che, come sapete, le imprese queste cose le capiscono più di noi. Perché a me ha colpito, se penso alla Sevel, che era partito quando hanno fatto gli scioperi straordinari, il fatto che molti iscritti ad altri sindacati davano la disdetta, ma per farlo in Fiat devi compilare un modulo, dopo 150-200 che è andato la disdetta, la Fiat ha continuato a dire che aveva finito i moduli e non c'era più nessun modulo che uno poteva dare la disdetta. Quindi le imprese capiscono, perché sanno cosa significa se aumenti il consenso o se lo diminuisci. È un'operazione di questa natura, io credo ha un significato oggi importante sotto ogni punto di vista, rispetto alla trasparenza e al senso della nostra organizzazione, ma anche rispetto al significato che ha rispetto al fatto se noi siamo o no rappresentativi. Ci dicono che non siamo rappresentativi, dobbiamo dimostrargli che non è vero, non contano altre storie. Questo è il punto, e dobbiamo dimostrargli che abbiamo il consenso delle persone dentro alle fabbriche. E infine, e vado verso la conclusione, io vedo altre due questioni. Sinceramente penso che noi in questa discussione sulla contrattazione abbiamo la necessità di partecipare, di portare il nostro contributo in modo, diciamo così, anche più fattivo e partecipativo di quello che abbiamo fatto fino ad ora sul terreno anche della contrattazione sociale. Io vi faccio, ho in testa due esempi e naturalmente bisogna vedere come mutuarli, ma sono questi. Negli anni, credo, 70, se si sono costruite in alcuni casi gli asili nido, le mense interaziendali, cioè si sono fatti dei servizi pubblici in tante parti di questo paese, è perché in quegli anni lì, nella contrattazione aziendale, in molti casi tu chiedevi alle imprese di tirare fuori dei soldi, ma non di darli ai lavoratori, vi chiedevi di tirare fuori dei soldi e di investirli in servizi pubblici, in modo che nel territorio, non i metalmeccanici, ma le lavoratrici e i lavoratori tutti potessero avere le mense interaziendali, gli asili nido pubblici, potessero cioè allargare. E tu chiedevi esplicitamente che le imprese avessero una responsabilità sociale anche in questa direzione. Ora, io non lo so se oggi si può riproporre nello stesso modo la questione, però di sicuro una serie di problemi si pongono. Io vi faccio un esempio, che a volte facciamo finta di non discutere, ma si sta estendendo. Se noi prendiamo la sanità integrativa, guardate che noi siamo di fronte al fatto che senza aver fatto delle grandi discussioni si sta estendendo in quasi tutte le fabbriche, con caratteristiche che possono essere più avanzate, meno avanzate, ma che non ci hanno mai permesso di fare una discussione precisa. E badate che tante volte il problema di tanti lavoratori, di tante lavoratrici, non è sinceramente, semplicemente, poi capisco che se c'è meglio il rimborso del ticket o il fatto che faccio la visita prima. Ci sono ad esempio una serie di questioni, se penso alla non autosufficienza, cosa vuol dire avere un anziano o una persona malata e i disastri che questo può comportare sulla vita delle persone, non ha precedenti. Tu sei di fronte a dei tagli che non hanno nulla di questo, o se penso alle questioni della casa, o se penso ad altri elementi di questa natura, è evidente che secondo me noi non possiamo semplicemente queste questioni farle diventare un oggetto di trattativa tra lo SPI, la funzione pubblica, la CGIL nei singoli comuni, tanto più in un quadro dove se va avanti quello che dice il governo, l'azione che viene messa in campo è quella che se vuoi mantenere i servizi che hai addirittura devi aumentare le tasse sulle lavoratrici e i lavoratori di quel territorio. Allora io credo che qui si ponga un punto
e cioè come può agire anche una nostra azione di contrattazione nelle fabbriche su un terreno che riguardi anche che cosa è fuori. Io non ho delle risposte, vi dico bisogna fare così o cosà. Sento la necessità che questa discussione nella sua dimensione venga fatta. E se vedo due problemi generali che noi abbiamo discusso, io due temi immediati li vedo anche, oltre a questo che ho detto. E mi permetto di proporli all'attenzione. Un tema è anche questo. Riguarda i lavoratori stranieri. E la quantità di lavoratori stranieri che ci sono nel nostro paese. Ma è possibile che questi pagano le tasse, lavorano, ma ad esempio non hanno il diritto di poter votare nelle elezioni amministrative? Lo facciamo diventare o no un elemento su cui anche chiedere alle imprese e alle associazioni, siccome fanno avvisi comuni su tutto, perché non si fanno azioni che vanno anche in questa direzione, che aprono un processo di questa natura? Poi c'è un altro tema che secondo me bisogna discutere, che riguarda come affronti la questione del cosiddetto reddito di cittadinanza. Secondo me è un altro tema che a noi ci si pone, che dobbiamo discutere. Io lo vedo, se penso alla scuola, perché se tu sei di fronte al fatto che i figli degli operai e dei dipendenti, con quello che sta succedendo, non possono più mandare i figli all'università perché non ci riescono, io credo che il problema di un reddito a chi studia, se naturalmente studia, frequenta, fa quello che deve fare, si pone come elemento di diritto, se lo vuoi, se vuoi essere in grado di affrontarlo. E allo stesso tempo io credo si apra un problema, mi rendo conto che questo sta dentro anche un'idea, una discussione più ampia di riforma dello Stato sociale in senso generale, ma è indubbio che noi siamo di fronte al fatto che, pur avendo chiesto molte volte l'estensione degli ammortizzatori sociali, non solo non l'abbiamo ottenuta, ma si pone anche un problema che riguarda come sostengo i tanti lavoratori precari che sono senza lavoro e non hanno nulla, e come gestisco anche passaggi che in un qualche modo affrontano il problema di non lasciare le persone sole davanti a nulla in senso generale. Credo ad esempio che anche questo sia un tema che noi dobbiamo a tutto tondo assumere nella nostra discussione, non semplicemente un ragionamento che riguarda le segreterie o il comitato centrale, ma proviamo a misurarci, a ragionare, a vedere cosa può essere, a pensare come può essere tradotta e quale azione contrattuale può avere un significato nella discussione in questa direzione, se aziendale, se territoriale, se nazionale, ma io credo che sia oggetto di discussione. La griglia poi, è davvero concluso, che noi siamo, quando dico noi come segreteria, siamo per proporre a queste caratteristiche. Noi pensiamo che bisogna riaffermare la riconquista di un contratto che non ha deroghe. C'è un tema nuovo che va potenziato e che secondo noi è tutta la parte che riguarda le politiche industriali, l'informazione preventiva, forme di democrazia economica che vincolino le imprese a dover informare e far conoscere i propri piani e che metta nelle condizioni i lavoratori e i sindacati di esprimere i propri pareri. E dobbiamo, io credo, anche affermare un'idea, visto che adesso anche culturalmente la stanno lanciando, che la partecipazione, tra virgolette, dei lavoratori non è quella di suddividere un po' d'azioni e un po' di utili quando ci sono, perché il salario bisognerebbe tornare ad un legame che è legato a quanto faccio e non semplicemente a come va il bilancio e quindi a riconoscere la prestazione. Ma la vera partecipazione che a noi può interessare è quella di poter contrattare e discutere dei modelli organizzativi che si utilizzano, di come funzionano le fabbriche, della possibilità di percorsi di formazione e di qualificazione dei lavoratori. E quindi vuol dire tutta una materia che oggi è sottratta a qualsiasi confronto, che sono le imprese che decidono, scelgono, senza consultare, discutere nessuno, e che allo stesso tempo hanno poi le conseguenze sui modelli organizzativi. Questo significa un rafforzamento, e anche qui aprire una discussione su questo terreno, ma vuol dire porsi anche il problema di un rafforzamento delle RSU e di diritti esigibili, preventivi, di confronto e di discussione, non solo sulle politiche industriali, ma anche sull'organizzazione del lavoro, sulle condizioni di salute e di sicurezza. Credo poi che vada riaffermato il fatto che il contratto nazionale deve avere un obiettivo di difesa del potere d'acquisto, ma anche di possibile incremento reale del potere d'acquisto quando ci sono le condizioni. Credo in questo senso che noi dobbiamo riproporre dentro al contratto nazionale che vogliamo ricostruire
e noi pensiamo a un contratto nazionale naturalmente firmato da tutti i sindacati e dalla Federmeccanica, altrimenti non è un contratto nazionale. Pensiamo che sia necessario ripristinare anche il valore del punto, se non si vuole alla lunga perdere salario, e che sia anche importante non escludere, a seconda della durata che potrà avere il contratto, anche meccanismi certi di recupero qualora ci fossero scostamenti anno su anno rispetto a quello che tu hai convenuto. Qui dico un punto. Noi nella proposta che facciamo, il contratto scade il 31/12 del 2008, del 2011, scusate. E secondo quel contratto noi abbiamo diritto a presentare la piattaforma almeno 3 mesi prima. Allora, io credo noi dobbiamo dire già adesso, naturalmente, che il percorso che abbiamo, la discussione che facciamo e l'Assemblea nazionale che riconvochiamo tra qualche mese ha il compito di definire una piattaforma che dovrà essere sottoposta al voto, ma che vuole chiedere la riapertura di una trattativa per rinnovare quel contratto, a partire da quello che sono le regole e i contenuti di quell'accordo. Ma dico già da adesso che noi non siamo per porre questioni particolari rispetto alla durata che avrà il contratto. Non siamo, come si direbbe sindacalmente, per porre pregiudiziali sulla durata del contratto. Pensiamo che debba essere oggetto della trattativa che si fa e che può essere dentro la conclusione della trattativa. Lo dico, fatemela dire così, non vuole essere problema, per capirci. Io sinceramente parto da una considerazione, non so se condivido o meno, ma se penso a quello che sta facendo la FIAT, se penso a quello che ha fatto Federmeccanica con le deroghe, con l'annuncio che per loro il nuovo sistema è può scegliere tra contratto nazionale e contratto aziendale, se ce la vogliamo dire tutta, il quadro da cui noi partiamo è che non c'è quasi più il contratto nazionale di lavoro, perché questo, se uno analizza la situazione, è il punto che siamo di fronte. Quindi non mi pare il tema dirimente la durata del contratto, che capisco che è un tema che va affrontato e su cui, insisto, non c'è alcuna pregiudiziale in una conclusione, in una trattativa che può essere fatta di nessun genere. Ma il punto vero è come riconquistiamo un contratto, i suoi contenuti, i suoi diritti e il fatto che sia un contratto nazionale di lavoro. A me pare questo il tema. E quindi, fermo restando anche su questo una discussione, noi siamo per aprire la discussione presentandoci sostanzialmente in questo modo. E ci pare un approccio, mi permetto di dire così, contrattuale, negoziale, di chi vuole riconquistare un contratto e di chi è consapevole di tutte le discussioni che devono essere fatte. Penso poi che dentro a questa impostazione noi dobbiamo porci il problema della formazione e dell'inquadramento. Credo che dovremo anche affrontare un tema che in particolare le lavoratrici di Termoli ce l'hanno segnalato, ma credo che sia un problema generale, cioè come la gestione dei tempi e dell'organizzazione delle fabbriche rischia di mettere in discussione il diritto anche alla maternità e alla paternità. Quindi credo che sia un altro tema che noi dobbiamo affrontare questo. Naturalmente, siccome saremo di fronte a un quadro che mi pare non ci dica con chiarezza che si esce dalla crisi, un ragionamento sul blocco dei licenziamenti e l'estensione degli ammortizzatori sociali ha un fondamento, e penso che noi dentro a questo schema di piattaforma il problema che riguarda la democrazia, la elezione dell'RSU e la validazione delle piattaforme degli accordi dobbiamo porlo come uno dei temi rivendicativi che regoli anche questa materia. Così come oggi il contratto nazionale regola la materia delle elezioni dell'RSU, io credo che noi dobbiamo porre il problema che il contratto nazionale regoli anche la materia di come si approvano gli accordi sia aziendali sia nazionali, per evitare che ci siano gli accordi separati. E dentro questo schema io credo che sia coerente con la nostra impostazione, ma è coerente anche con il documento recentemente approvato dal direttivo della CGIL, ribadire che per quello che ci riguarda lo strumento che va utilizzato
per le piattaforme, per gli accordi e anche per gestire eventuali dissidi che possono esserci tra le organizzazioni sindacali, per quello che ci riguarda è lo strumento referendario. Questa parrebbe a noi una griglia, come avete visto, molto generale, che va riempita e che va affrontata anche di altri temi e di altre questioni. E naturalmente l'idea che noi avevamo era che questa assemblea potesse concludersi con un dispositivo che assuma questo percorso, che indichi i temi, la griglia, diciamo così, di discussione che vogliamo affrontare, con un impegno naturalmente anche della segreteria ad organizzare su una serie di temi anche dei momenti di approfondimento seminariale che insieme possiamo definire per approfondire, poter avere anche un contributo esterno, e su questa base sostanzialmente essere in grado di mandare un messaggio anche importante alle nostre controparti, ma che dice una cosa precisa, e cioè che questa assemblea, la FIOM, sceglie di riconquistare il contratto nazionale, sceglie di farlo in questo caso con l'obiettivo di un contratto nazionale naturalmente firmato da tutti, contrastando e sconfiggendo il modello Marchionne. Non ci sfugge che questo è un passaggio decisivo per poter riconquistare un vero contratto nazionale, e allo stesso tempo rilanciando sul terreno della democrazia, della partecipazione, ma soprattutto sulla forza, sull'unità e sul lavoro che tutta la FIOM può essere in grado di mettere in campo, perché è indubbio che da questo punto di vista il percorso che noi proponiamo è un percorso che vuole favorire la discussione, la libertà di esprimersi e di ricercare assieme delle soluzioni. Allo stesso tempo, proprio perché sappiamo che la forza della FIOM, soprattutto sul piano contrattuale, sia in grado di essere una quando parla con le controparti e quando sostanzialmente è un percorso di questa natura. E pensiamo naturalmente che in questo percorso il contributo e la discussione con la CGIL è altrettanto importante, perché siamo convinti che la riconquista di un contratto nazionale di lavoro, per quello che sta succedendo nel nostro settore, io vedo il rischio, se sto a quello che mi dicono anche i compagni delle altre categorie, dei problemi che là dove sono aperte delle trattative oggi gli vengono proposte, e in forma diversa le questioni poste da Marchionne rischiano di essere poste su tanti tavoli, è evidente che dentro questo schema noi abbiamo la necessità, così come per contrastare l'applicazione del contratto alla Fiat di Marchionne, abbiamo la necessità di un impegno generale che sia in grado di affrontare questa situazione e questa partita. Come vedete, quindi, ed ho davvero finito, la scelta di proporre questo percorso e questo schema è per dire con chiarezza che, in coerenza con il successo che c'è stato della manifestazione nazionale degli scioperi, la FIOM non ha nessuna intenzione di fermarsi, vuole proseguire, e penso che forti, diciamo così, delle esperienze di questi mesi, io credo noi non solo abbiamo la ragione, ma credo possiamo avere insieme la forza per riconquistare il contratto.